Allora, sono appena tornata a casa. Ho la lingua grossa, sì, perché me la sono masticata e quindi parlo un po' tipo un ebede, tipo uno del Burundi. E sì, c'è lui. Allora, sono andata al One Piece Store tipo poco fa e caricherò oggi stesso il video, quindi è una cosa di poche ore. Anzi, in Italia avete il fuso orario. La mia lingua! E sono andata con un mio amico giapponese che parla italiano. Cioè, io ero tipo incontrato da altro a un club, ero andata a ballare una sera. E non capivo se io che ho bevuto tanto, lui mi sta veramente però in italiano, ha vissuto, che tra l'altro guarda i miei video, quindi ha vissuto 20 anni in Italia, se non sbaglio, quindi siamo insieme al One Piece Store, e quindi ve lo faccio vedere. E tada! Sto un momento sospanso, io sto cane lo uccido. Comunque, stai zitto. Grazie a tutti per i like, per le condivisioni, per tutto quanto, siamo arrivati a 970, quindi grazie, 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 grazie. Ora uccido il cane. Comunque, allora, questo One Piece Store sta a Shibuya, perché prima ce n'era uno al parco, ma l'hanno levato, quindi ora non c'è più il parco. Quindi siamo andati in un altro centro commerciale dove c'è questo One Piece Store. Ci diamo al video? Diglielo, ci diamo al video, ci diamo al video. Non ti si vede, ci diamo al video? Ok, diglielo, diglielo che ci diamo al video. Diglielo, però me lo devi dire a loro. Ci vediamo al video. Sto scemo. Ciao. Siamo al One Piece Store. Guardatelo. Che descrizione. I video illegali del One Piece Store. Ora arrivo un giapponese e mi fa smettere di fare il video. Potente. Potente. Ma qua, non so quanto è diventato. Faccia deficiente c'è quel giapponese. Chi, ma chi? No, c'è uno che è passato, non te lo faccio vedere, aspetta. Sta qua alla mia sinistra. Ma mi è pesante con la faccia. Queste sono le carte queste. Sì, sono carte. Con tutti i personaggi possibili. Sto con la sigla di One Piece in sottofondo. Voglio questo. No, sono puzzle. C'è pure scritto. Ah, oh, sono puzzle? Sì. Guarda questi disegni qua. Sono firmati. Sono firmati. C'è delle barchette. Io le barchette. Le voglio nella vasca da bagno. Ah, spacca. Ma sono firmati veramente questi segni dagli autori di One Piece? Sì, mi sa di sì. No, no, mi sa che sono strano. Sì. Io devo ancora faccio vedere l'agenda che compro senza motivo. Senza motivo perché non la uso. Faccio vedere Elisa che butta i soldi. I piatti. Quella pensa che mi sono tagliata un piede, un po' sì, esagerata. Io ho bisogno di tutte queste cose adesso. Io faccio il video ma sono proprio indecifrabile. Ah, sono dolci. Sono dolci. C'è il riso alla cantonese di Sanji. Facciamo anche una commessa. La commessa. Che tra un po' mi romperai i coglioni perché c'ho il video sicuramente. Oh, ma hanno cambiato quasi tutti i look. No, ma io infatti c'è, non so che cosa comprare. Oh no, devo far vedere le penne. La penna che comprerò, guarda. Questo. Cioè. Anche questo c'è. No, esatto, in quadro. Perché cambiano facce. È la cosa più figa del video questa. Vase, io la prendo. Come buttare i soldi? Che facciamo? Le gommini, i quaderni. Chi viene in Giappone deve vendersi i polmoni. Poi vendono l'acqua. Così. Questi non li avevo visti. E questo? Ah, gli porto questo. Per la tessera. C'è cioè, la tessera dei mezzi. Ma questo orso chi è? È quello di Trafalino! Oh, ne ho bisogno! Sono
perché? Oh, guardi tu. Dove? No! Dai, dentro persone serie dentro One Piece. Cosa? Oddio, non mi viene il nome. Oddio, aspetta, aspetta, cosa? Aspetta, dai che lo sai, quella che c'è fantasmini pure. No, io non lo so. Oddio, Perona, Perona, Perona. Ah, Perona. Qui c'è Sanji che dà la pasta. Sanji. E Chopper. Il Chopper è migliore. Sì. Quello di cui non ci ricordavamo il nome. Che figata. Questo c'hai con l'altro delle tette. E il peluche. Aspetta un attimo. Oh, questo dovrebbe andare. Grazie ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Il 23 sono in Italia, quindi venerdì parto. Vero? Vado in Italia, ti abbandono per 10 giorni. Dove starà? Lo abbandono in una strada, nessuno lo trova. Nessuno trova Yume da solo. Vero? Vero? Ti lascio da solo? Ti lascio da solo? E quindi farò dei vari blog sui miei giorni in Italia. E così vi racconto un po' quello che faccio a Roma. Chi è di Roma ci vediamo. E io vi saluto a tutti e ciao, alla prossima. Questo è l'ultimo video che farò in Giappone prima di andare in Italia, anche perché parto venerdì. C'ha una faccia incazzosa il cane, che voi non avete idea. Ciao.